Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo sempre su Final Fantasy VII Ever Crisis e ovviamente parliamo del Battle Ranking. Parliamo del Battle Ranking perché abbiamo una situazione un po' particolare, a dire la verità. Abbiamo praticamente una zona, in questo caso, dove il Maw Crawler per me rappresenta un muro incredibile. Letteralmente incredibile, in quanto non ho DPS magici tuono e tutti i DPS fisici vengono distrutti in modo pazzesco. Quindi non so se effettivamente conviene più di tanto spingere con quelli fisici perdendo tanti punti score, ma farò comunque una prova, farò comunque un tentativo. Mentre invece per quanto riguarda il Red Dragon, la situazione è un po' diversa. La situazione è un po' diversa perché con Red Dragon volendo si può spingere decisamente. Al momento stavo provando un team con mono DPS, a dire la verità, anche se penso che molto probabilmente posso spingermi con team doppio DPS. Perché riesco praticamente a shottarlo, mettiamola così, nella prima parte dello stage. Quindi forse posso spingere un po' di più con il fattore doppio DPS. Detto ciò, vi voglio far vedere appunto i setup che comunque sto utilizzando io, anche i team che fondamentalmente sto utilizzando io, per cercare di farmare qualche punticino. Ora, al momento mi trovo 32esimo in classifica. Posizione che non durerà praticamente già da Natale a Santo Stefano. Io, al momento in cui chiuderò questo video, sarò già 50esimo probabilmente. Dove praticamente vi volevo far vedere appunto i vari setup sia del Maw Crawler che del Red Dragon. Per quanto riguarda il Maw Crawler, momentaneamente ho provato questo setup. 1500 HP, ovviamente no, perché ci impiego troppo tempo. Però 250% di HP va bene col team che sto cercando di utilizzare io, giusto per avere un po' di fuoco, ecco, mettiamola così. Poi attacco fisico e magico aumentato, difesa fisica, eccetera. Ecco, il non weakness damage taken l'ho tolto. Perché in questo, diciamo, contro il Maw Crawler io non ho DPS tuono, almeno tuono magico in questo caso, quindi ho optato per andare con il mio team mono, anzi scusatemi, con il mio team non elementale magico, per cercare di fare più danni possibile. Devo dire che i danni bene o male ci sono, però ovviamente fare danni elementali in percentuali più alte è sicuramente un vantaggio, soprattutto se avete anche la possibilità di mettere un imperil per appunto abbassare la resistenza elementale, non è male. Successivamente, come potete notare, il mio malus più grande probabilmente è questo: il physical core ability che costa più 2. Potrei anche toglierlo per ricevere questi 9 punti e guadagnarne 12 praticamente qua, con il non weakness, e quindi magari avere gli attacchi fisici normali, però tutti tuono. E questa è una variante che comunque voglio provare e la proverò in live con voi, ovviamente. Poi vabbè, potenza terra che viene comunque ridotta del 50%, ma non mi interessa. E poi la durata dei debuff sugli altri, vabbè, meno 60%, vabbè, ma questo non mi interessa. Quindi le uniche combinazioni che ovviamente vi consiglierei di dire, cioè vi consiglierei di fare sono: se avete i team fisici, ovviamente questo toglietelo e pompate praticamente il non weakness elemental damage. E poi giocate sugli HP. In base a quanti danni fate, in base a come siete combinati, potete giocare sugli HP. Al solito vi ricordo che mettere praticamente gli HP a zero vi garantisce comunque un punteggio minimo. Quindi io mettere magari gli HP a zero e aumentare il physical ability cost lo posso fare se gli HP li metto a zero. Forse potrei farlo anche a 250 in realtà, perché non sono tanti HP e poi col fattore debolezza tuono si potrebbe provare. E questa è una cosa che adesso andremo a provare. Mentre invece per quanto riguarda invece il Red Dragon, sto cercando di spingere un po' di più.
Infatti ho messo 2000 HP, poi tutti i potenziamenti praticamente al massimo, quindi tutto quello che c'è proprio letteralmente al massimo. L'unico, tra virgolette, problema sarebbe appunto il physical attack, che viene diminuito del 60%. Io come attaccanti ghiaccio possiedo praticamente soltanto Sephiroth, Cloud e Tifa, fondamentalmente, dove Cloud e Tifa però sono fisici. Quindi potrebbe risultare un problema appunto questo attacco fisico meno 60. Ma col fatto che io con Sephiroth riesco comunque a fare tanti danni, potrei effettivamente optare comunque per lasciare il malus del 60%. Poi tutto quanto sparato al massimo e sto giocando con gli HP. Semplicemente perché con gli HP riesco a fare comunque dei bei danni. Però vorrei shottarlo prima della fase a sigilli, perché è vero che se mi fa danno con un personaggio con pochi HP io mantengo comunque lo score S, quindi non ho nessun tipo di problema. Però se riuscissi addirittura a, non so, tenere in vita tutti, giusto magari per la cosa di mantenerli tutti in vita, potrebbe essere interessante, e l'idea di fondo ce l'ho anche. Quindi ora magari sistemo un attimo i setup e poi facciamo una prova in live, cioè facciamo una prova insieme qui in video, proprio per vedere che cosa riusciamo a combinare. Allora, ecco qua. Questo è il setup che voglio provare, dove appunto abbiamo Sephiroth full ghiaccio, Lucia che mi va a debuffare la resistenza a ghiaccio con tantissimi HP, circa 15.000. E poi Cloud ghiaccio per vedere un po', che va bene, 60% di attacco ridotto, ma in teoria dovrei riuscire a shottarlo nella prima fase. Quindi vediamo se effettivamente funziona questo mio piano diabolico. Perché se dovesse funzionare, in realtà non sarebbe male. Ovviamente in manual non mettete semi-auto o auto, perché vi spaccheranno i sigilli appena possibile. Mentre invece noi qua dobbiamo giocare necessariamente tutto in manual. Oh, brutto il fatto che mi stia targettando Sephiroth però e non Lucia. Perché mi sta targettando Sephiroth? Targetta quello con meno HP forse. E questo potrebbe essere un problema. Ecco, vedete? Appena switcho un attimo il target, loro fanno i sigilli. Non devo mettergli i sigilli. Non devo mettergli i sigilli. Tanto faccio molti meno danni. Faccio molti meno danni in realtà. No, no, non va bene. Col setup con Eris facevo molti più danni. Allora sì, io credo che punti a quello con meno HP. Quindi portatevi un personaggio con pochissimi HP, in modo tale che se anche glieli leva, il vostro score praticamente rimane sempre S. E andiamo con questo setup, che è sicuramente più utile, dove Lucia ed Eris abbassano la resistenza magica e la resistenza ghiaccio, permettendo a Sephiroth di fare molti più danni. Ho tolto tutti i tipi di sigillo proprio per vedere come funziona la situazione. Vedete, già Sephiroth inizia a fare molti più danni, anche a causa del fatto che praticamente riusciamo ad avere un doppio malus e quindi picchiamo un più forte. Ecco, vedete già 160k di danno. Ecco, Eris però non deve morire prima dell'attacco. Vediamo se riusciamo ad andare avanti fino in fondo. E vedi, non ci arrivo sempre per un pelo. Ecco, è morta Eris, giustamente. Quindi se muore lei, dopodiché vi andrà a targettare qualcun altro. Quindi devo farla resistere un po' di più. Vedi, sì, devo farla resistere. Ma tecnicamente io posso farla curare a lei. Quindi diciamo che è una roba che sto facendo io così per rushare, ma può comunque essere curata Eris. Si può automaticamente curare da sola. Ecco, vedete, nel momento in cui comunque Eris riesco a farla resistere al colpo, diciamo al colpo di fuoco, anche se crepa non è un problema, perché tanto... vabbè, però qua la stance che non cambia. Cioè, crepa lo stesso, quindi va bene comunque. Qui giustamente mi ha caricato l'attacco in difesa,
E quindi ha fatto meno danni Sephiroth. Però come danni si riescono a farne molto di più. Anche se il team è composto da mono DPS, levando la resistenza magica e levando la resistenza ghiaccio, si riescono a fare molti più danni. Ok, non ho fatto record, però ecco, come potete notare, ora in questo caso Total Damage Taken ovviamente me l'ha considerato lo stesso, però vabbè. Battle time 1 minuto, quindi va benissimo. E poi one max hit damage taken. Qui secondo me il problema sarebbe aumentargli ancora di più gli HP per farmi caricare Shiva. Io credo che qui posso fare S, perché anche con 160-170k che sono riuscito a fare, mi va sempre in A. Quindi credo che però con Shiva, avendola adesso a livello 10, se riesco a farla caricare dovrei andare bene. Però il problema qual è? Che se io devo continuare il combattimento e devo far continuare a prendere danni, perderei lo score anche qui. Quindi è un po' un problema questa cosa. Anche perché io in realtà Damage Taken sono riuscito a fare S. Ora non so effettivamente, forse perché ho curato anche un po' tutti effettivamente, ora non mi ricordo di preciso cosa ho fatto, però sì, ho preso S, infatti io il total score l'ho fatto molto più alto. Però questa diciamo dovrebbe essere un'idea di team che comunque si può utilizzare. E niente, ho provato a fare anche gli attacchi fisici con il team che ho utilizzato per Leviathan praticamente, perché appunto volevo sfruttare il doppio DPS Cloud Zac, ma i danni sono letteralmente inferiori, anche se ho messo la possibilità di poter attaccare fisicamente e tutto, ma i danni fisici sono veramente bassissimi rispetto anche ai danni non elementali magici. Cioè io col team non elementale magico faccio molti più danni. Quindi qui abbiamo proprio la base, cioè la difesa base del nostro avversario che è già alta. In più ci mettono anche il malus in questo caso. Quindi team fisico a prescindere col Maul Crawler è inutile. Proprio ve lo posso garantire. Infatti io ho utilizzato questo. Team non elementale. Magico sempre, perché comunque team non elementale magico, e questo funziona. In questo vi posso garantire che funziona, con i bonus, però ovviamente non dico di base ma quasi, 1500 HP non consideratelo, mettete 250. Niente, mi è finita anche la voce. Poi tutto quanto buttato al massimo e anche la physical ability portata al massimo. Ecco, avere uno score del 700% comunque sia, così con questo team ve lo portate a casa. Con questo team ve lo portate a casa un 700%, che comunque non è male. Non so se effettivamente poi si riuscirebbe in un modo o nell'altro ad aumentare lo score. Non ne ho idea. Dovrei fare qualche altro test, perché comunque team non elementale già questo credo che sia abbastanza forte di per sé. Posso modificare qualche cosina ancora per, anche se in realtà loro già sono praticamente al massimo come ability, cioè attacco magico e ability sono già tutti al 7, quindi cioè non credo di poter migliorare altro. Potrei mettere magari qualche arma in più per migliorare magari le stats in generale su Matt, cercare magari un pochettino, sì, cercare magari un pochettino di pompare l'attacco magico, mettendo in sub weapon tutte le armi che aumentano l'attacco magico, ma in realtà siamo già messi anche abbastanza bene come potenza. Però questo è il mio setup, che appunto per farvelo vedere, giusto per avere un'idea, ho utilizzato per il Maul Crawler, mentre invece per il ghiaccio potrei spingere un altro pochettino, magari con qualche HP in più, però vediamo, cercherò di provare e vedremo un po' quello che succede. Vediamo già quante posizioni ho perso. Ah no, una sola, pensavo peggio, va bene. Ok, niente, detto questo, questo è il mio video appunto, dove vi aiuto tra virgolette, o comunque vi do un'ispirazione per i team che potete utilizzare in questa fight. Vi auguro in bocca al lupo e noi ci becchiamo alla prossima.